Eccoci qui per l'unboxing di questo filtro della Neuer ND variabile da ND8 a ND128, versione da 77 mm, prezzo al momento della recensione 68,49 euro. Procediamo subito assieme con l'unboxing e andiamolo a vedere. Prima di tutto anche un rivestimento, nano rivestimento superiore come trattamento della lente. Apriamolo. Vediamo subito che ci sia un doppio confezionamento da parte di Neuer. Packaging gradevole, leggerissimo. Adesso procediamo all'apertura della parte in plastica. Sì, faremo proprio assieme la prima apertura. Eccoci qui. Vediamo anche subito cosa c'è a corredo. A corredo abbiamo il classico pannetto della Neuer che ci viene dato in dotazione. Ecco qui il filtro, apriamolo. Prime impressioni, vediamole subito insieme. Buon peso. La lente, dal peso e dalla fattura, devo dire che suppongo sia fatta in vetro. Abbiamo le tacchette laterali che ci indicano a che valore ND siamo, quindi iniziamo dall'8 fino al 128. Vedete anche voi come si schiarisce e scurisce la lente. Adesso andiamo a montarla direttamente sul corpo macchina. Filettatura ottima, facilissima la gestione. Allora, qui abbiamo una bella parte zigrinata che fa sì, vedete, fatta a quadratini, di avere il giusto grip nel momento in cui andiamo ad avvitare e svitare. Mi raccomando, non serratele mai troppo, perché tra caldo e freddo poi sarà problematico eliminare il filtro. Qui, come dicevamo prima, per il variare l'ND, adesso faremo delle prove che allegherò direttamente all'interno della recensione scritta, puntando su queste luci e partendo da ND8. Quindi partiremo da ND8 e da lì in poi andremo a scurire in maniera tale che voi abbiate contezza di quanto lavora questo filtro ND. Io spero di esservi stato utile, il resto lo inseriremo all'interno della recensione scritta.